Uno scrittore, Ted Angelo, interpretato da Franco Nero, di stanza a Cartagena, per scrivere delle dispense sulla storia della Colombia, viene in possesso del diario di un conquistador spagnolo, scomparso 5 secoli prima, a bordo del suo galeone, nel Triangolo delle Bermude. Nel luogo del ritrovamento dell'antico manoscritto, tra le montagne del paese sudamericano, l'uomo scopre una grotta in cui giace, ottimamente conservata, la nave scomparsa. Il veliero si trova all'interno di un'astronave extraterrestre, schiantatasi per un'avaria. Ted crede di avere in mano una storia con la quale fare fortuna, ma comincia ad essere braccato da loschi individui che lo vogliono eliminare. E fin qui il film, dignitosissimo e ben costruito, rimane un buon film d'avventura, ritmato e ottimamente fotografato, con splendidi paesaggi e con un Franco Nero ottimo nel suo ruolo, dove gli spunti fantascientifici rimangono più che altro nelle parole. Poi la pellicola ha una sterzata improvvisa, allorché uno dei tanti inseguitori, a causa di un incidente, si rivela essere un cyborg, una sorta di Terminator, che continua a incalzare lo scrittore nonostante la faccia liquefatta e i circuiti che pendono dal corpo devastato. Chi può aver costruito una macchina simile? Chiede la ragazza che divide le sventure col protagonista. Neppure i giapponesi, risponde sicuro Franco Nero. Questo viene da un altro pianeta. Si scoprirà che una razza di alieni, mutaforma, domina la Terra da sempre, inserita nei punti chiavi del potere, sotto sembianze umane, come gli ultracorpi degli anni 60 o le facce da teschio di Essi vivono, di John Carpenter. In ogni stanza dei bottoni c'è uno di noi, confesserà nel finale l'editrice di Ted, sua ex moglie, rivelando di essere anch'essa un extraterrestre dopo una trasformazione a vista. Bella sorpresa, Top Line. Molto prima di Chris Carter, Nello Rosati aveva già fatto X-File, anticipando le tematiche del telefilm a base di paranoie cospirazionistiche con governi, eserciti e servizi segreti tutti coinvolti nel grande complotto con gli alieni per il dominio della Terra. La concessione alla moda del tempo con la scena del Terminator è solo un episodio. Per il resto, il film di Rosati è un bel po' avanti. Recuperatelo.